della messa. Quello che mi viene incontro è sordo muto. Un ragazzo molto insistente, però riesco a tenerlo a freno. Una scuola statale. C'è un po' di sabbia. Le finestre sono trasparenti. Era qui che si dondolava tutta la pianta. Nel vedersi, eccola in posa. Guardate quanta cura. Avete visto? Si è accorta che la stavo riprendendo e allora ha coperto il tutto. Qui la Santa Messa è un bellissimo ritrovo della domenica. Dove ognuno si racconta il suo telegiornale. Guardate che moltitudine di gente. Dentro nella chiesa ci staranno sì e no 150 persone, 200 al massimo. Loro si introducono e arriveranno anche a 500, 600, anche di più. Uno fa accompagnatore dell'altro. Vedete, questa senza gambe. E guardate quanta allegria hanno questi bambini. Pensate che queste sono tutte cieche. Questa no. Questa fa l'accompagnatrice alle altre. Sto filmando. Ti sto filmando. Queste sono due cieche. Che è un centro integrato di Maracuene, finanziato da con la comunità europea, dovrebbe essere l'Italia quella che ha, diciamo, in mano la situazione,
e la Germania che ha fatto tutti i progetti. Questa è una delle autostrade che ci sono qui a Marachene. Dunque vedete quanto traffico c'è. Questa è la maestra. Maschietti, qui le femminucce. Ecco la nostra mammina con un bebè. Qui sono loro che fanno i rossetti. Eccoli qui tutti i figli indiani, tutti pronti a farsi vedere.
facciamo una panoramica di tutti i caseggiati. Questa è la nostra casetta vista dal di dietro. Questo è l'ultimo fabbricato dove io ho installato l'impianto elettrico, che è poi un dormitorio dei ragazzi ciechi. Sono 6 aule più un salone. Questo è l'orto. Qui ci sono delle papaie. Questo invece è il fabbricato delle ragazze cieche dove cucinano, mangiano, dormono, eccetera, eccetera. Questa che rimane dietro la pianta è la casa del custode e di un paio di professori. Questa è la casa dove dormono le ragazze cieche. Lo studio dei padri. Questo è il refettorio. C'è anche la cucina. Questa è la casa delle suore, col suo chiosco davanti. Questa è la scuola, dove c'è l'asilo, la scuola per i ragazzi ciechi, la scuola anche per altri ragazzi. Questo è il mulino, dove vengono a macinare il grano, eccetera, eccetera. Questo è un magazzino, momentaneamente un po' fuori uso e da sistemare. Quest'altro è un altro magazzino, attualmente ci sono le cose dei elettricisti, dei muratori, falegnami, eccetera. Le voci che sentite, ci sono ecco un ragazzo che ci sta momentaneamente scendendo dal palo della cucagna. Le voci che avete sentito erano quelle dei ragazzi che stanno giocando al pallone. Solo che adesso verrà l'altro turno a costruirlo perché arrivano i muratori. Qui, come vedete, è in fase di costruzione. L'impianto elettrico è stato fatto, aspettano solo gli idraulici. Questa è la scuola, diventerà poi la scuola un po' di tutti. Questa costruzione è ultimata, è solo da pitturare. La useranno come chiesa perché è molto grande. Intanto, in attesa che quella momentaneamente è inagibile per ricostruzione. Questa momentaneamente è vuota e da ancora sistemare. Non so di preciso cosa i padri hanno intenzione di fare. Qui in parte c'è la chiesa, la vedete che è piccolina e deve essere trasformata. Tre ragazzi che si sono accorti della mia presenza. Per mangiare facevamo un fuoco e cucinavamo e dormivamo anche qui perché qui c'era un palazzo in costruzione. Io però mi vergognavo a stendere la mano e a dire: signore, dammi qualche cosa. Allora andavano le mie amiche a mendicare. Era molto dura perché io stavo lì senza far niente. Aspettavo mentre loro chiedevano l'elemosina, sempre in mezzo allo sporco.
e al fango quando pioveva. Come i bambini che stanno ancora sulla strada, anche noi soffrivamo molto. Tu perché sei qua in comunità filtro? Perché ho sbagliato. E cosa hai fatto? Ho commesso il reato. Quale reato? Ho rubato. Che cosa? Ho rubato. Tutto? Ho rubato. Che cosa rubavi? Eh? Che cosa rubavi? Macchine? Un motore, cosa? Che è brutto stare a Carini. Aspettando gli amici mi hanno detto ho cominciato da una piccola cosa e poi ho cominciato nelle cose, quelle più grosse. E come ti sentivi tu quando lo facevi? Normale. Prima facevo. Che cosa? Una cosa. Mi sono fatto vecchiere i cavoli. Prima. Via, rubavo. E dopo uno. Io pure. Ah, il cavoletto, io pure. E dove andavi a rubare? A un villaggio. Villaggio qua? Villaggio di Santa Rosale. Ne è vissuto. E poi com'è che hai cambiato idea? Non mi piaceva più il rubare. E tu perché hai cambiato idea? Perché sono venuti la polizia, è venuta. Secondo me? È venuta la polizia. Che no, fai concino? Non ho male, va bene. Perché avevi deciso di andare a rubare? Ah, te siamo officiati a rubare e me ne va a rubare. Tu quando ci andavi? Quando era io. Quando non lavoravo e mi servivano soldi. E quanto riuscivi a fare? 30 maleoni. Un maleone, un maleone è mio, anzi. Salvatore, dove andavi a rubare le biciclette? In giro. E le rubavi perché? Mi piaceva. E poi le vendevi? Sì. E quanto ti prendevi di soldi? Soldi, quanto picciolo? Sono male. E cosa ci compravi? I cuos. E con la droga hai mai avuto a che fare tu? No. Non hai mai avuto nessuno che ti ha chiesto là di vendere della droga? No, ma poi non so, ci quei capin. No, ma te l'ha mai chiesto qualcuno quando eri piccolo? No. Eppure se mi addomandassi non lo facessi. Perché? Perché non è cosa che è per me. Allora, rubare era per te, ma la droga no? Manco per me. Io sono tutte le cose che non sapessero a fare.
Adesso lo sai, però prima no. Prima no, lo sapeva pure, però sapeva non so cui aveva incontro. E cosa andava incontro? Arristava, come arristava, ne gli aveva fatto in alia, come ci fene vuole. Pimpo, questo, questo cortile, fa pena. Ci sono siringhe che entrano tutti, tutte le persone che sono sceme, si drogano e poi lasciano le siringhe qui. Escono ed escono tutti stonati. Poi se qualche bambino qui verrebbe a giocare e prendesse, cioè si arrocca qualche pallone, entra per prendere il pallone e si fa una puntura con questa siringa, poi va a finire all'ospedale. Poi non so come ci va a finire. Senti, tu nella tua famiglia hai una situazione che è un po' difficile, tant'è che tu hai deciso di andare via, no? Cos'è che è successo in famiglia tua? No, niente è successo. Perché io ho visto mio fratello che gli stava bene. E io volevo andare pure lì, per levarmi di questo quartiere. Perché? Spiegami perché. È una cosa importante che hai fatto, ma spiegami perché. Per riuscire a fare a lavorare, fare la scuola, prendermi il diploma e poi e lavorare, farmi la famiglia, eccetera. Perché secondo te qua, stando qua è più difficile? Sì. Quando eri piccolo cosa facevi? Facevo un gioco con gli amici e ci andavamo a giocare. Sotto casa lì? Sì, sotto casa. E mancava qualcosa lì? Cioè avresti voluto che ci fossero più cose? Sì, il tuo campetto, Joe, si dà certo il suo spazio di merda. Non c'era niente? Tu guardavi la televisione? Sì. Ma cosa guardavi? Le film. Che film guardavi? Vede per sempre, Vita perduta, Ragazze fuori, questi film. Ma sballare pure a me ce l'è via. Mi sono intervistato una televisione. Okay. Qui si fuma il suo modo. Cosa guarda? Ehi, c'è! No, dai, c'è qualcuno. Stai copiato. Ma cosa tu sei? Io sbaglio per le pagare, boh. Sembra un mondo siamo chi sanno, chi fanno, non fanno a me un mandario. Io sto qua a me un mandario. E cosa ti interessa? Niente, io mi interessa la giustizia della mia famiglia, e basta. Solo quella? E basta, la cristiana. Me ne sbatto adesso a sinistra. Mimma, te cos'è che non ti piace? Quello che non mi piace è ovvero di non rubare, non fumare, non fare cose porche. Quali sono le cose, dici, le cose sporche, quali sono? Le cose sporche hai detto? Sporche. Cosa sono? Cioè, perché prendono alcune bambine e se li portano per mano, alcuni che non li conoscono. E poi se li baciano, pure che non vorrebbero queste ragazzine. E poi li fanno piangere, difficili, eccetera. E sono pazze queste persone? Sì. Eh? Sì, sì. Perché dici che sono pazzi? Perché? Perché vogliono volontare sempre i bambini. Vogliono volontare sempre i bambini. E perché? Per farci questa cosa. Secondo me questi ragazzi che violentano queste bambine li dovrebbero prendere. E dargli una bella lezione per non ripetersi più questa cosa che hanno fatto. Sentite, c'è pure questo discorso, che alcuni bambini, cioè pure lui,
lui, eccetera, anche i miei cugini, Iva, Ettore, e padre Don Dominici ha detto che loro violentavano le bambine. E poi i carabinieri sono venuti e se li sono portati a tutti. A lui l'hanno lasciato, a mio cugino Iva e a mia cugina Ettore li hanno solo in collegio, chiusi, però li vado a trovare la mia zia. Tu allo Zenci vuoi tornare? Sì. Mi dici tre motivi. Mi sento rispettato. Mi piace comunque il tiare. E perché già saccio riunire o Zenci? Perché se me ne stanno a questo paese non sapessero niente. E qua? Oh. A casa tua? Ah, che casa mia? Ci prendi a casa sua? Andiamo a casa tua. Ci avete detto di vedere tua. Ma ti polizia, ma ti risponde male. E vabbè, che ci fa poi se risponde male? Che? Sopra la schiena. Ehi, ma chiamano poco, perché chi c'è se non poi... Se c'è se non c'è. E basta. Se c'è se non c'è. C'è solo Mazzia. C'è fanno i polsi. Ah, a te hanno parlato. Io un padre, non credo. Anzi, io sai che stanno sempre a lavare. Perché, cioè, non è da me. Io? Già, hai parlato a soi. E quindi tu che parlava adesso, per cambiare il suo. E tu qua vuoi tornare? Qui. Che cos'è che ti fa schifo? Schifo, is baby. A Palermo, telecamera è uguale a polizia. Il telegiornale è la polizia. Alessandro, dopo una settimana con noi, ci ha chiamati sbirri e per 5 minuti non ha voluto parlare. Aveva paura, paura di essere visto come un pentito, uno che fa la spia. Perché la telecamera è uguale, cioè quando tu vedi una telecamera è come se vedessi la polizia. Perché la polizia va in giro con le telecamere. Fai carabiniere, fai. Ma che è la pistola? Fai il poliziotto. Ma io, mica che mi sparano, io non ci sono più, io amore, non voglio fare. Perché il poliziotto rischia la vita, il poliziotto. Ah sì, perché? Perché? Ma no, perché? Perché? Anche se tanto voglio fare. Cosa facevi? Furto. Rapina aggravata. Furto? Rapina aggravata. Rapina aggravata? Era la prima volta? No. E prima? Sempre rapine? Un po'. E c'avevi paura? Non ti chiedo. Che cosa ti è venuto in mente questa mattina appena sveglio? Appena mi sono svegliato, non mi venne in mente che mi sono sentito una tavia.
perché io sanca che sarà carenza. E a casa, cioè la mattina tua a casa è diversa da qua? I pensieri sono diversi? Giustamente sì, perché sono accanto alla famiglia, accanto ai miei nonni, ai miei zii, allora tutto diverso. Che cosa? Stare tipo carenza è brutto, stare fuori almeno te sbagli, è altra cosa, c'è pensiero. Com'è il tempo per te qua e fuori, adesso e fuori? Fuori è bello il tempo, qua dentro non si passa più il tempo. Qual è il confine che separa i bambini dell'albergheria dai ragazzi della comunità Filtro del Malaspina? Il confine che li lega e li separa non esiste. Vivono dentro i confini del quartiere e sopravvivono solo nei luoghi che conoscono e nei quali si identificano. Palermo per me è una città bella, perché ci stava io ci abito qua. Perché? Perché tipo già ci sono abituato a Palermo qua, so come mi devo comportare. Fuori a Palermo mi trovo sventato per i fatti miei. Che? Che cosa ti piace? La libertà. E poi buono. La libertà. Il confine che segna la vita di tutti è la famiglia, che decide, comanda, ordina. Lo zen di Vito è Vito stesso. Quando la sua famiglia ha saputo che eravamo stati lì con lui, gliel'ha vietato e lui non ha voluto più parlare e fare il pentito. Les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir avec le vent de l'est écoutez-le tenir le plat pays qui est le mien. Le plat pays, il placido belgio, con i suoi buoni sentimenti e i fumetti, vera specialità nazionale, da Tintin alla Chilacca ai Puffi. Un paese dove ti dicono perché ha posato i giornali su quell'auto, non è la sua. Dove rimbombano nelle orecchie le frasi di cortesia, s'il vous plaît, ça va, s'il vous plaît, ça va. Ma non va per niente in Belgio. Un vice primo ministro socialista, André Kolz, assassinato nel 91 da killer tunisini a soldati in Sicilia, e un altro ministro e suo compagno di partito, Van der Beest, in galera come mandante. Le tangenti pagate da grandi industrie, la Dassault, la Gusta, che hanno costretto alle dimissioni persino un segretario generale della NATO, Willy Klass, e poi giudici importanti accusati di corruzione. Ma è un'altra la storia che ha affondato il Belgio sotto il peso della vergogna. Marcinelle, un paese che parla italiano. Sono stati i nostri minatori a far ricco il Belgio con la battaglia del carbone mezzo secolo fa e tanti ci hanno lasciato la vita. Ma Marcinelle oggi la conoscono tutti perché qui viveva Marc Dutroux con Michel Martin, la moglie, e i suoi tre figli. Una vita modesta con la pensione sociale, lui e lei. Un pesce nell'acqua
fra i tanti disoccupati che dalla chiusura delle miniere si vedono costretti ogni giorno a spostarsi 100 km più a nord per trovare un lavoretto nelle ricche fiandre. Dutroux, come molti, trafficava in auto rubate, dava regolarmente le mance a poliziotti e gendarmi, copriva benissimo il suo vero filone d'oro, quelle bambine che ingannava per strada, rinchiudeva negli abissi segreti della sua vita e filmava per vendere il loro strazio a consumatori pedofili di tutto il mondo. Dal 17 agosto, quando sono stati trovati nel suo giardino i corpi di Julie e Melissa, il Belgio è cambiato. Sentiamo Vittorio Del Gall, presidente degli ex minatori di Marcinelle. Credo che tutta la popolazione che c'ha vergogna. Il popolo stesso parlano qua, vedo con sui giornali, che c'è di quelli che fanno le cose che non voteranno più, perché non sanno più a chi dare i voti. Perché la giustizia, non so, non ho mai avuto coro, non parlavo di giustizia, niente. So che uno che è condannato si è preso 3 anni, perché c'è la condannazione di 3 anni. Ma qua un uomo che ha violato le bambine, dunque che 13 anni, che dopo 3 anni è libero, dunque c'è qualcosa di alto là, è la giustizia che ha sbagliato. O se no, c'è le grandi teste sopra di lui. Monsieur le juge d'instruction de Charleroi. Da molto tempo i vicini si lamentano del via vai notturno per un traffico di gomme e ora di carcasse d'auto. Ma si lamentano anche del passaggio di 2 ragazze tra i 16 e i 18 anni che sono state portate in questa casa, disabitata ma con le finestre oscurate da una plastica nera. In settembre i casi di ragazze sparite si sono moltiplicati. Penso di non poter fare a meno di segnalare la presenza di queste 2 sconosciute. Questa è una lettera importante. La madre di Dutroux l'ha scritta il 15 settembre del 95. Julie e Melissa erano state rapite in giugno e in quella data erano sicuramente ancora in vita. Se qualcuno avesse ordinato una perquisizione, forse le 2 bambine sarebbero state salvate. Invece Dutroux entrava e usciva dal carcere, sì, ma solo per accertamenti. Ed è durante uno di questi suoi passaggi al fresco che le 2 bambine muoiono di fame, solo perché un complice del loro aguzzino, impaurito, non ha eseguito gli ordini e non le ha nutrite. Appena libero, Dutroux lo ucciderà per avergli rovinato la mercanzia. Il padre di Melissa, Gino Russo, non dimenticherà mai la giustizia belga che lo ha abbandonato. Certo, sì. Non abbiamo mai trovato un ascolto della giustizia. Era troppo duro di vivere questi 14 mesi senza informazioni, senza... Karine, Louisa, les deux papas. C'est en vous regardant tous les quatre, en regardant ici Grégory et Maxime. C'est en vous regardant tous les quatre que je vais essayer de surmonter mon émotion. Mon émotion, non pas. Notre émotion à toutes et à tous. Au moment de dire adieu à Julie et Mélissa, nous redirons ensemble le Notre Père. Avec des cathédrales pour uniques montagnes et de noirs clochers comme mâts de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir, avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien. Ma ormai tutto il Belgio scava. Gino e Karine Russo, Paul Marchal, Marie-Noël Bouzet, i genitori delle bambine sparite, diventano il catalizzatore dell'angoscia nazionale. Marc Dutroux e Michel Martin cominciano a smozzicare delle ammissioni. Così Sabine e Letizia vengono salvate. Sabine.
Pas de commentaire. Ça va? Sì, è molto cambiata. È più matura. Non è più la bambina d'un tempo. Non è più la mia Letizia. Il suo carattere è cambiato. Sì, è molto aggressiva. Poi ha paura. Non può dormire senza la luce. Ha paura quando esce. Sì, soprattutto quando esce e vede una macchina.